Ciao, mi presento, mi chiamo Alfonso Selva e sono e faccio il consulente finanziario da lontano 1994. Faccio questo mio primo video, per presentarmi, per dire chi sono, che lavoro faccio, di cosa mi occupo. Saranno questi e i successivi video che seguiranno dei video molto semplici, come quello che è il mio slogan, Finanza Semplice. Parlerò in maniera semplice, senza effetti particolari, senza suoni particolari, per dire cos'è il mio lavoro e per comunicare quello di cui mi occupo in maniera semplice, per farlo capire a tutti, almeno cercherò di farmi capire da tutti. Non è sicuramente un video rivolto agli esperti del settore, agli altri consulenti o roba del genere. Ma per rientrare appunto in finanza semplice, spiegare semplicemente. Cosa fa un consulente finanziario? Beh, prima di tutto ti dico cosa non faccio. Per iniziare, non indovino le azioni da comprare, che saliranno sicuramente, come pensa la gente. Non sono un mago e non lo sa nessuno. Poi, non gioco in borsa, non compro e vendo tutti i giorni, non faccio questo, no, assolutamente no. Lo sai che solo in Italia si dice giocare in borsa? Io penso che investire i risparmi delle persone non sia un gioco, è sicuramente un'attività professionale molto importante, come quella di un avvocato o di un commercialista. Non vendo polizze, semmai consiglio quale copertura assicurativa usare per soddisfare i bisogni e le esigenze delle persone che incontro per il mio lavoro. Ora provo a dirti invece di cosa mi occupo. Prima di tutto, cerco di conoscere la persona che ho davanti e non solo sul lato finanziario ed economico, ma anche personale. È importante. Poi faccio un'analisi dei bisogni e degli obiettivi della persona, della sua famiglia e della sua azienda, se non è un privato. Dopodiché presento una proposta di investimento personalizzata. Se il cliente la condivide con me, la mettiamo in opera e nel tempo la gestiamo insieme. Per eventualmente, se serve, ma solo se serve, e non è detto che serva spesso o sempre, operare degli aggiustamenti dovuti a mutate condizioni esterne, come la nascita di un figlio, una casa da acquistare, un'eredità ricevuta, o mutate condizioni esterne, come un cambio radicale dei mercati, nuove opportunità di acquisto. Ora che ti ho detto cosa faccio e cosa non faccio, mi piacerebbe raccontarmi un po'. Dirti brevemente cosa ho fatto nella mia vita professionale e privata per darti l'opportunità, se ne hai voglia, di conoscermi meglio. Ho iniziato a lavorare in banca come dipendente a 20 anni nel 1985 e poi nel 94 ho lasciato il posto fisso per intraprendere la libera professione. La società che mi ha insegnato le basi e anche di più è stata Banca Fideuram, che ho lasciato nel 2000 per poi fare diverse esperienze con altre società. Ad oggi collaboro molto felicemente con e soddisfatto con Allianz Bank, la banca del gruppo assicurativo Allianz. Ora penserai, questo è matto, ha lasciato il posto fisso in banca per fare il consulente finanziario e correre tutti i rischi della libera professione? Beh, forse sì, forse sono un po' matto, ma la motivazione della scelta è stata forte, perché c'era l'esigenza di poter assistere le persone in ambito finanziario senza il condizionamento di essere un dipendente e di non dover eseguire gli ordini aziendali, ma poter scegliere liberamente come soddisfare le esigenze e gli obiettivi delle persone che seguivo e che avrei incontrato nel tempo a seguire. Dal 94 ad oggi ho visto accadere molte cose sui mercati e nel contesto economico istituzionale. Insieme ai miei clienti abbiamo superato con successo più di 10 crisi borsistiche. Certo, ci sono stati momenti in cui sembrava che tutto il mondo sarebbe finito, come in occasione dell'11 settembre del 2001, quando ci fu l'attacco alle Torri Gemelle, ti ricordi? E tutti pensavano che le borse sarebbero crollate per sempre, ma non è stato così, né quella volta e neanche le volte successive. In quei momenti penso che sia essenziale essere vicino alle persone
parlare con loro per rassicurarle, per mantenere una rotta, la rotta che si era stabilita per raggiungere il loro obiettivo finanziario. Se in quei frangenti ci si lascia prendere dal panico e dall'emotività del momento, si fa sicuramente la cosa peggiore. Se andiamo a vedere cosa è successo dopo tutte le crisi di borsa, vediamo che sempre i mercati hanno ripreso quello che si era perso e dopo un po' hanno anche guadagnato molto. Il mio lavoro è questo: incontrare le persone, ascoltare le loro esigenze, capire i loro bisogni e programmare con loro come fare per raggiungere quello che loro vogliono. Per fare questo uso gli strumenti che la banca mi mette a disposizione e senza nessuna preferenza uso la soluzione finanziaria e patrimoniale più adatta per la persona che ho davanti. Una cosa che ti voglio dire però fin da subito, per chiarire quello che è il mio pensiero e come io intendo la programmazione finanziaria. Io penso che l'unica modalità di avere un risultato soddisfacente sia quella di investire nel lungo termine. Il lungo termine è una visione temporale dai 3-5 anni in su, fino ai 10 anni. Se non hai questa visione del lungo termine, se non la condividi per la tua programmazione finanziaria e patrimoniale, non penso che potresti essere molto d'accordo con me sul mio metodo di lavoro, però ti assicuro che è l'unica che dà i risultati. Certo, ci sono casi in cui non è possibile fare una programmazione a lungo termine, per esempio quando si sa di dover acquistare una casa entro 6 mesi o avere un matrimonio del figlio o della figlia, il proprio, già programmato, quindi sai già che devi affrontare una spesa. Ma a parte rari casi, la strategia vincente è sempre quella del lungo termine, dell'investimento a lungo termine. Nel caso in cui però tu avessi l'esigenza di parcheggiare per poco tempo per quelle esigenze i tuoi risparmi, allora il mio lavoro sarebbe quello di trovarti una soluzione migliore per soddisfarla, ma con l'accordo che un conto deposito o un botto a 3 mesi non è un investimento. Ora penso di averti detto molto su di me e su come penso che sia in pratica il mio lavoro come consulente finanziario. Per quanto riguarda la mia vita privata, sono un padre separato di 2 figli bellissimi, chiaramente per un genitore i propri figli sono sempre bellissimi, è normale. Sono 2 maschietti di 6 e di 15 anni che mi danno molto da fare, ma che mi trasmettono tanto amore e tanta forza, e questo mi serve per affrontare e superare le difficoltà della vita di tutti i giorni, come tutti d'altronde. Sono uno sportivo, corro, ballo salsa, faccio yoga, pilates, e d'inverno, se riesco e c'è la neve, mi piace fare snowboard. Da ragazzo ho fatto karate per molti anni, e questo sport mi ha insegnato molto sul lato dell'autocontrollo e della disciplina personale. 2 cose che mi sono tornate molto, ma molto utili per il mio lavoro. Insomma, come avrai capito, penso che prendersi cura del proprio benessere, del proprio corpo, della propria forma fisica, sia anche una parte essenziale di una buona riuscita sul lato professionale. Amo il mare e se fosse per me vivrei sempre al caldo e al sole. Insomma, ho una vita piena, sia sul lato professionale che su quello privato, e penso di essere un uomo molto, molto, molto fortunato. Se hai piacere di chiedermi qualcosa, puoi scrivermi a info@alfonsoselva.it, puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it, dove troverai gli articoli che ho scritto, informazioni, un form da compilare, altre informazioni su di me, o puoi chiamarmi tranquillamente al numero di cellulare che trovi sul sito in alto e tranquillamente sarò felice di rispondere alle tue domande se avrai voglia di fissare un appuntamento insieme per conoscerci, fare una chiacchierata per vedere se sei interessato a quello che è il mio lavoro. Ciao e alla prossima!